c'è prima lei, vero? Sì, però qua, caspita. Mamma mia, una giornata intera dal dottore, non si può, devo anche fare la spesa, devo fare. Niente, deve farla dopo, te darei domani, cosa te cambia? Cosa vado domani se devo farla oggi la spesa? Poi chi la sente mia moglie? Mi sento di solito tua moglie, che è birmante. Sì, sì, dai, per piacere non faccio lo spiritoso, non è giornata. Poi tra l'altro mia moglie è precisina, che è una cosa proprio fastidiosa. Sì, è precisina, certo. Che lavoro fa tua moglie? È a casa, massaia. Ah, tipo tiraossi, fisioterapistica. No, massaia. Ma cosa ti vuoi dire, mia? Massaia, i muscoli, i nervi, massaia. No! Massaia! Massaia nel senso che è casalinga, massaia, come lo dice? Non buon capire. Insomma, va a fare sta spesa così, ma no. Allora, mia moglie, lei non la conosce, mia moglie, ancora, è precisina. Ma vabbè, poi se non porto la lista della spesa esattamente precisa come me l'ha scritta lei, tutti quanti gli ingredienti, ho imbustati bene, mi raccomando, poi urla, si arrabbia. Si incassa, cioè. Se non te che porti la spesa in ordine, si arrabbia. Sì, dovesse sentirla. E ti te sarissi un uomo. Perché? Tino Tessino, uomo, Tessina, vergogna per tutti gli uomini farti mettere i piedi in testa così da che fermi una vergogna te! Puh! Cosa pensi tu che facesse l'uomo? Qual è il ruolo dell'uomo nella società? Sempre stato anche l'uomo delle caverne, non sai che partiva la mattina e andava in giro e diciamo, ieri cosa ho avuto che te copo un col cervo, bisogna te, cervo che sia magro, mi raccomando. Quello che ieri portava a casa e tu se la metti per spesa non te sia un uomo. Pou! Vergognate! Schifo te me fai! Ha ragione. Ha ragione, sicuro che ha ragione. Quindi lei risponde indietro a sua moglie. Ma sei tomato, no, no, tasiri, obbedire, questo è il segreto, dopo mi chiappo parole, chi sei che sente qua? No, mi chiappo parole, tasi sempre. Ma scusi, ma allora perché rompe le balle a me? Se vai a vederti con te ti incassi, a te pari un frigo da quanto incassato che te sei. Ascoltami, Gaetano, ricordati una cosa, se te vuoi andare d'accordo con la femmina, ricordati che la femmina è come l'orto. Tutto dipende dalla luna.